Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la vittoria di ieri, cercata e voluta dal gruppo di Sottil per il Catania, rappresenta in chiave campionato un'alba bellissima e luminosa. Ma in difficoltà i rossoazzurri hanno imposto al Foggia, sicuramente più esperto e con il pubblico dalla sua parte, non solo il ritmo della gara. La squadra di Sottil, grazie ad un centrocampo solido e dinamico, ha inaridito le fonti di gioco dei pugliesi e colpito, come nel caso dei due gol di Rossetti, con rapidità e precisione. Il sacrificio di Saro Bucolo, l'esperienza e le qualità tecniche di Lodi e Biaggianti, la freschezza di Noce all'esordio ma con il piglio del veterano e di Barisic, spina nel fianco della retroguardia pugliese, sono risultati determinanti per la vittoria. Ma tutta la squadra si è mossa bene, conquistata la mediana, il Catania ha gestito a suo piacimento la gara. I complimenti vanno solamente ai ragazzi, perché non era facile venire qui contro una grande squadra dove ci sono dei grandi giocatori, un stadio importante. Noi ci siamo arrivati con delle defezioni, non potendo schierare in primis per esempio tutti i nuovi acquisti, degli infortunati importanti, che comunque è giusto citare non per avere degli alibi, ma per esaltare di più la prestazione che hanno fatto questi ragazzi, perché hanno fatto una prestazione tatticamente molto molto importante, ordinata, ci siamo difesi bene, non abbiamo mai disdegnato di giocare la palla e di riattaccare con le nostre qualità, e abbiamo meritato questo passaggio di turno. Una vittoria convincente dunque, nella quale sono ben visibili le idee calcistiche di Sottil, che a Foggia ha preferito una linea difensiva a 3, in grado, grazie alla duttilità di Noce Barisic, di trasformarsi a 5. Discorso analogo va fatto per la mediana, con i due esterni capaci di mettere in difficoltà e in apprensione gli esterni pugliesi. La vittoria, oltre a fare morale, regala ai rossoazzurri, in attesa dell'ufficialità del ripescaggio in B, il terzo turno di Coppa Italia contro il Verona. Gara programmata al Bentegodi, ma considerata la contemporaneità della sfida tra Chievo e Pescara, il match con i gialloblu potrebbe giocarsi al Massimino. Si attendono comunicazioni ufficiali dalla Lega, che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.